capitolo 14. Libro dell'Apocalisse, capitolo 14, versetti 1 a 5. Poi vidi, ed ecco l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulle loro fronti. E udii una voce dal cielo come rumore di molte acque e come rumore di gran tuono. E la voce che udii era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. E cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. E nessuno poteva imparare il cantico se non quei 144.000, i quali sono stati riscattati dalla terra. E si sono quelli che non si sono contaminati con donne, perché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati di fra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. E nella bocca loro non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili. Dopo le visioni delle due bestie mostruose, spaventevoli, che devono apparire sulla terra per dominare e sedurre coloro che non hanno voluto riconoscere in Gesù l'unico Salvatore, tutti coloro che non avranno voluto riconoscere in Gesù Cristo l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Visioni che, come abbiamo visto, sono contenute nel capitolo 13 dell'Apocalisse. Adesso, in questa prima parte del capitolo 14, noi abbiamo una visione completamente differente, un quadro diverso. E chiaramente si deve dire che in questi versetti noi abbiamo una anticipazione, una parentesi, se volete, nel corso delle rivelazioni dell'Apocalisse, una parentesi riguardante il momento in cui si darà inizio al regno millenniale del Signore Gesù Cristo. Ora, pensando proprio a questo fatto, a questa parentesi, la cosa che ci si può chiedere è come mai vi sia nella narrazione questa interruzione che in qualche modo viene a sospendere il racconto, che ha dopo tutto un certo carattere di continuità. Ebbene, possiamo dare una duplice risposta a questo interrogativo. Prima di tutto, l'abbiamo già visto altre volte, non sempre l'Apocalisse, data la complessità e direi la molteplicità delle rivelazioni che Dio deve dare, deve comunicare a Giovanni, non sempre l'Apocalisse segue un ordine che possiamo dire strettamente cronologico. In linea generale sì, ma molte volte, dopo averci parlato di una cosa, si ritorna indietro perché contemporaneamente a quello che è stato detto ci sono altri avvenimenti da ricordare. Così non ci deve stupire se qui in questo capitolo 14 abbiamo, almeno all'inizio, qualche cosa che in realtà avrà luogo più avanti. Ma in secondo luogo direi che vi è
una ragione di opportunità spirituale. Immaginiamo per un istante quelle che devono essere state le condizioni di Giovanni. Giovanni, chiamato dal Signore a trasmettere, a mettere per iscritto tutti questi giudizi, questi terribili giudizi che colpiranno l'umanità. Io sono assolutamente convinto che per lui comunicare queste rivelazioni difficili doveva essere qualcosa di opprimente, qualcosa di pesante, qualcosa che certamente non lo lasciava indifferente, perché sappiamo che gli autori sacri erano sempre partecipi del messaggio che Dio trasmetteva, e certamente questo creava una tensione psichica nell'animo di Giovanni, non indifferente. E del resto lo comprendiamo: annunziare agli uomini la parola di Dio, ma in modo particolare annunziare agli uomini il giudizio di Dio, il giudizio a coloro che respingono la grazia del Signore, non è qualche cosa che si possa fare con leggerezza, che si possa fare con animo indifferente. Basti pensare, per esempio, alle parole angosciate e direi sotto un certo aspetto disperate del profeta Geremia, quando è stato chiamato dal Signore a pronunciare tutta quella serie di giudizi nei confronti del popolo, questo popolo recalcitrante, questo popolo che non ascoltava. E noi sappiamo, se abbiamo letto il libro del profeta Geremia, come questi annunzi si ripetono pagina e dopo pagina. E a un certo momento leggiamo che Geremia dice queste parole: io sono diventato ogni giorno un oggetto di scherno, ognuno si fa beffe di me. Sì, la parola dell'Eterno è per me un obbrobrio, uno scherno di ogni giorno. E poi dice: maledetto il giorno che io nacqui. Comunicare i pensieri di Dio non è qualche cosa di facile. Certo, il Signore conosce la nostra natura, conosce le nostre capacità, e certamente non ci chiede mai di andare oltre a quello che possiamo fare. Quindi conosce molto bene i nostri limiti, e in questo senso possiamo dire che il Signore sa quando noi abbiamo bisogno del suo aiuto, quando abbiamo bisogno del suo intervento, quando abbiamo bisogno che lui ci rivolga una parola di incoraggiamento che ci liberi da questa oppressione psichica che si può far sentire su di noi. E così direi che proprio per questo motivo il Signore ci fa delle anticipazioni di quello che avverrà in seguito, come quando per esempio rapì Paolo in paradiso per fargli udire parole ineffabili. Quante lotte doveva soffrire l'apostolo Paolo, quante cose cattive doveva affrontare, però era sostenuto dal Signore, perché il Signore nella sua grazia gli aveva dato queste cose, queste possibilità. Perciò io credo che anche qui, in questi primi 5 versetti del capitolo 14 dell'Apocalisse, il Signore vuole dare a Giovanni, mentre gli sta comunicando tutta questa serie di giudizi, gli vuol dare una parola di incoraggiamento. E nello stesso tempo direi che il Signore usa queste parole per incoraggiare anche noi e per mostrarci che proprio in mezzo, diciamo, a queste bestie spaventose, perché si tratta proprio di bestie spaventose, vero, di cui abbiamo parlato, che distruggono, che opprimono l'uomo, c'è pur sempre la visione dell'agnello, l'agnello che è stato
immolato per noi. Certo, secondo i canoni della saggezza umana, questa visione non dice molto, vero? La presenza di un agnello sembra poco rassicurante per noi uomini, quando pensiamo a come agiscono, a quello che fanno. Eppure si tratta della debolezza di Dio che è più forte degli uomini. E non dobbiamo perciò lasciarci ingannare dalle apparenze, anche se ci sono queste bestie con corna, eccetera, con nomi di bestemmia, se anche parlano come il dragone, non dobbiamo lasciarci impressionare. C'è l'agnello. E come ha scritto qualcuno, l'Apocalisse è il libro dei diritti e delle vittorie dell'agnello immolato. E sarebbe interessante leggere l'Apocalisse sottolineando tutte le volte che viene menzionato l'agnello di Dio. E questo agnello, come noi sappiamo, è appunto Gesù Cristo. E credo che quello a cui siamo chiamati, leggendo proprio questi versetti, è proprio questo: realizzare che qualunque cosa accada, succeda attorno di noi, per il fatto che abbiamo creduto nel Signore, noi abbiamo la Sua presenza. E la Sua presenza è una presenza costante, una presenza che non ci abbandona, qualche cosa di assolutamente importante. E questo agnello, come noi sappiamo, è l'eterno Figlio di Dio. E quando pensiamo per un istante al fatto della divinità del Signore Gesù, quanta gioia, quanto incoraggiamento riceviamo in noi stessi, perché, come dice Paolo, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Perciò, se l'agnello è con noi, cosa importa se ci saranno e se ci sono anche le difficoltà e tutti gli ostacoli che abbiamo menzionato? Così direi che un testo come il nostro ha proprio lo scopo, mentre diciamo stiamo percorrendo questa galleria dei giudizi di Dio, di farci godere di uno sprazzo di sole. Queste parole hanno lo scopo di approfondire, nutrire la nostra fede, introducendoci o facendoci pregustare la realtà del trionfo di Dio, affinché noi possiamo già fin d'ora vivere in questa realtà del trionfo di Dio. Passiamo perciò adesso all'analisi stessa del testo. La prima cosa che vediamo è appunto, come ho detto, questo agnello e i 144.000. Non so qual era la condizione particolare vissuta da Giovanni in quel momento, ma probabilmente Giovanni era ancora assorto cercando di capire, di penetrare il significato del numero 666 che gli era stato dato, questo numero, come abbiamo visto, della bestia. E mentre lui era assorto cercando di capire questo mistero, ecco che tutto d'un tratto egli vede l'agnello, egli vede Gesù Cristo. E si può dire che quello è stato veramente come lo splendore del sole dopo il buio di un uragano. E voi sapete, quando si fanno queste esperienze, la luce sembra ancora più brillante, sembra ancora più splendente. Certo, Giovanni non è la prima volta che vede Gesù Cristo nella veste dell'agnello. Sappiamo che la prima volta gli era apparso nella visione celeste, come colui che stava in mezzo al trono, quando si cercava colui che potesse aprire il libro con i vari suggelli, non si trovava nessuno, e poi tutto d'un tratto, ecco, egli vede l'agnello là, in mezzo al trono, colui che è degno. Però questa volta la visione è un po' diversa. Questa volta egli vede l'agnello
in piedi sul monte Sion, cioè il colle su cui è situata la vecchia città di Gerusalemme, o se vogliamo il nucleo primitivo della città di Gerusalemme. E noi sappiamo che nel linguaggio biblico Sion indica sempre il luogo da cui il Signore esercita il suo potere, la sua autorità e il suo governo verso le persone. Ora, il fatto che Giovanni veda l'agnello su questa terra e lo veda particolarmente a Gerusalemme è qualche cosa che non ci deve stupire. Dico qui, fra parentesi, di passaggio, che ci sono alcuni commentatori che danno a questa espressione un senso simbolico e vedono piuttosto la Sion celeste, e vedono questi 144.000 nel cielo. Però mi sembra che dare questo tipo di interpretazione sia andare un po' contro a quello che è il testo, e quindi interpretare letteralmente questo versetto mi pare più coerente. Infatti possiamo dire che questo avvenimento, cioè il fatto di Gesù Cristo sul monte Sion, è un avvenimento che costituisce la realizzazione di quanto i profeti, per ispirazione divina, hanno da tanto tempo annunziato, e cioè che il Messia deve un giorno essere su questa terra per regnare ed esserlo visibilmente, vero? Ricordiamo per esempio che cosa dice il profeta Michea. Avverrà, dice, negli ultimi tempi, che il monte della casa dell'Eterno, perciò Sion, vero? Il monte della casa dell'Eterno si ergerà sopra la sommità dei monti, perché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Egli sarà giudice fra molti popoli e sederà come arbitro fra le nazioni. Orbene, noi sappiamo tutti che quando il Signore Gesù Cristo è venuto su questa terra, quando si è incarnato circa 2000 anni fa, egli è venuto su questa terra nell'umiliazione. Mentre era su questa terra, egli non ha regnato. Al contrario, è stato disprezzato, è stato rigettato ed è finito su una croce, anche se poi a questo è seguita la risurrezione. Quindi dobbiamo riconoscere che queste parole di Dio, e non solamente queste del profeta Michea che abbiamo ricordato, queste parole di Dio devono ancora avere la loro completa realizzazione. Ecco perché Giovanni vede l'agnello in piedi sul monte Sinai, proprio fra le cose che devono ancora venire, le cose che devono ancora accadere. E il sapere questo, anche se non ci tocca direttamente, direi è pur sempre qualche cosa che ci rallegra, è sempre qualche cosa che ci incoraggia. Perché? Perché vuol dire che il Gesù che noi predichiamo non è semplicemente il Gesù del passato, il Gesù della storia passata che sta dietro alle nostre spalle, come qualcheduno può pensare. Quello che noi predichiamo non è semplicemente un Gesù incompreso che un giorno è stato sconfitto, è stato messo sulla croce, ma annunziamo il Gesù che viene, il Gesù che viene per regnare, e questo per noi è un grande onore. Teniamo dunque il nostro sguardo ben saldo su Gesù Cristo, sull'agnello che sta in piedi sul monte Sinai, perché egli non è solamente il centro, direi, l'elemento centrale della nostra fede oggi, ma Gesù Cristo è il centro di tutto ciò che deve ancora avvenire e realizzarsi. Però abbiamo visto che non c'è solamente l'agnello in questa visione.
In questo agnello ci sono anche 144.000 persone e sono con il Signore Gesù. Ora, chi sono queste 144.000 persone? Mi pare che senza ricorrere ad interpretazioni complicate o fantasiose, la prima cosa sia quella di domandarci se noi abbiamo altrove una indicazione di questo genere, se altrove abbiamo menzionato qualche cosa di simile. Ebbene, se noi andiamo al capitolo 7 dell'Apocalisse, i primi 8 versetti, troviamo questo stesso numero di persone, cioè 144.000 persone. E là vediamo che si tratta di membri di tutte le 12 tribù di Israele che sono stati segnati in fronte e suggellati come servitori di Dio. Perciò queste 144.000 persone, che potrebbero anche essere una cifra simbolica per indicare la completezza, formano una compagnia di persone che durante il periodo della grande tribolazione avrà il compito di servire il Signore, avrà il compito di testimoniare del Signore. E nello stesso tempo, queste persone, essendo state suggellate, cioè segnate da Dio stesso, non potranno essere toccate dalle potenze demoniache. Ecco perché in questa anticipazione noi le troviamo insieme all'agnello, quando egli verrà sul monte Sion per stabilire il suo regno. Sono persone a cui la bestia non ha potuto imporre il suo numero, di cui si parla alla fine del capitolo 13. Perché la bestia non ha potuto sedurre questi 144.000? Perché appartengono al Padre, perché portano già il suo nome. E questo ci ricorda, direi, qualcosa di molto bello. Anche quando Satana sarà all'apice della sua dominazione, quando sembrerà che tutto sia nelle sue mani, perché abbiamo visto si servirà dell'anticristo, si servirà del falso profeta per portare avanti il suo piano, anche in quel momento egli non potrà mai andare al di là di quello che Dio gli permette, perché questi 144.000 passeranno indenni attraverso la grande tribolazione, proprio in un certo senso come è avvenuto con i tre compagni di Daniele, che per la loro fedeltà al Signore passarono attraverso la prova della fornace ardente senza essere toccati. E così questi 144.000 saranno con l'agnello all'inizio del regno di Gesù Cristo. E poi vi è, nei versetti 2 a 3, il coro celeste. Vedete, mentre Giovanni vede quanto sta accadendo sulla terra, cioè l'instaurazione del regno messianico, la concretizzazione del trionfo di Dio, è detto che lui ode, vede su questa terra e ode dei suoni che provengono dal cielo. E direi che in quel momento, cioè al momento in cui verrà stabilito il regno di Cristo, c'è come un'armonia fra terra e cielo. Oggi non c'è questa armonia, ma allora ci sarà questa armonia, ci sarà una interdipendenza fra quello che accade sulla terra e le ripercussioni che si avranno in cielo. Vedete, troppe volte noi separiamo queste due cose. In realtà il cielo e la terra, almeno per i credenti, dovrebbero essere sempre considerati globalmente come due aspetti della medesima realtà. Infatti nell'Evangelo leggiamo, per esempio, che anche oggi vi è allegrezza e festa in cielo fra gli angeli di Dio quando un solo peccatore su questa terra si ravvede.
Allora quello che accade oggi, direi parzialmente, in quel momento sarà nella pienezza. Tutto quello che facciamo qua giù ha un riflesso lassù. Ora ciò che ode Giovanni è qualcosa, direi, di un po' difficile da definire. Perché? Infatti leggiamo qui che egli ode un suono, un rumore di molte acque e di un gran tuono. Allo stesso tempo questo suono è simile ad un complesso di arpisti e al canto di un nuovo cantico. Mi pare quindi che questa descrizione voglia richiamare alla nostra mente un duplice concetto. Cioè, da un lato, questo suono che lui ode deve essere qualche cosa di poderoso, qualche cosa di grandioso, qualche cosa che dà il senso appunto di questa grandezza di Dio, vero? Il regno di Dio si è instaurato. E dall'altro lato deve essere qualche cosa di sublime, qualche cosa di dolce, qualche cosa di armonioso, perché il trionfo di Gesù Cristo così esaltato non è solamente espressione della sua potenza, ma è anche manifestazione di amore e di grazia, per cui i sentimenti provocati da questi avvenimenti non possono essere contenuti. Notiamo ancora che questo cantico nuovo, cantato in questa occasione, non è lo stesso che viene cantato in Apocalisse capitolo 5, versetto 9, anche se il tema è lo stesso. Infatti, al capitolo 5, versetto 9, notiamo che là il cantico nuovo viene cantato dalle quattro creature e dai 24 anziani, che rappresentano, abbiamo detto, la Chiesa e i credenti. Mentre qui in Apocalisse 14, versetto 3, si canta davanti al trono, davanti alle quattro creature, davanti ai 24 anziani. Allora deve essere un'altra categoria. Chi sono quelli che cantano qui? Probabilmente sono quelli che sono stati martirizzati durante la grande tribolazione, menzionati nel capitolo 6 e poi ancora al capitolo 7, e che sono quindi entrati in seguito nel cielo dopo, naturalmente, il rapimento della Chiesa. E il loro cantico, dice, può essere imparato solamente dai 144.000. Perché questo? Appunto perché direi che sono accomunati da una esperienza parallela, da un'esperienza simile. Sia i martiri, sia i 144.000 sono passati attraverso la grande tribolazione e quindi hanno conosciuto in maniere diverse, perché gli uni sono rimasti in vita e gli altri sono però stati martirizzati, hanno sperimentato la bontà di Dio in una situazione speciale che sarebbe difficile, direi, da capire per chi non ha vissuto queste cose. Ma quel giorno ci sarà una festa, direi, unanime, e si avvera, direi, la parola del Salmo quando dice che quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. E infine abbiamo le caratteristiche di questi 144.000. La cosa particolarmente bella e stimolante di questa visione, direi, è proprio la descrizione di questi 144.000, cioè di questi servitori di Dio che parteciperanno in una maniera speciale al trionfo di Gesù Cristo, proprio per la loro fedeltà, proprio per il loro attaccamento all'agnello. Ed io credo che se lo Spirito Santo ha voluto anticiparci queste cose, ha voluto comunicarci queste precisazioni, è perché anche noi, come figli di Dio, come riscattati a prezzo, come esseri che sono stati salvati per servire, possiamo avere in questi 144.000 un modello con cui confrontarci. Ecco perché dobbiamo prestare particolare attenzione. Allora questi 144.000 sono un esempio,
un esempio a cui dobbiamo ispirarci, e vediamo nei loro confronti almeno 7 cose. Anzitutto portano il nome dell'agnello e del padre sulla loro fronte. Non si tratta solamente di un segno, ma direi di un suggello indicante il fatto che Dio ha il pieno controllo e possesso di queste persone. Egli ha su di loro ogni diritto, perciò nessuno li può toccare. Così anche i credenti. Noi siamo suggellati con lo Spirito Santo e nessuno può toccarci per questa ragione. Se non ci fosse questo suggello dello Spirito Santo, non ci sarebbe possibilità di servizio. In secondo luogo, notiamo che questi 144.000 cantano il nuovo cantico. Certo, questo canto è stato innalzato dopo il trionfo, durante la persecuzione. Non deve essere stato facile per queste persone cantare. Pur non di meno, questo particolare ci ricorda che qualunque cosa accada nella vita del credente, la vera felicità sta nel servizio al Signore. E il momento viene in cui questa gioia potrà essere esternata completamente. Terzo, non si sono contaminati, dice, sono vergini. Tutti i commentatori sono concordi nel dare a questa espressione, a questa definizione, un significato simbolico. Non si tratta quindi dell'esaltazione del celibato, ed ancora meno il pensiero che i 144.000 siano una classe formata da soli uomini. Ma quello che si vuol mettere in risalto è questo: in un momento, cioè in un periodo come quello della grande tribolazione, in cui si esalteranno i compromessi spirituali, in cui vi sarà veramente l'adulterio con Babilonia, che è chiamata la grande meretrice, è importante che i servi di Dio evitino ogni forma di contaminazione, che siano interamente ed esclusivamente per il Signore. E lo stesso principio vale per ciascuno di noi. Quarta cosa, seguono l'agnello dovunque egli vada. E questo mi sembra essere l'elemento più caratterizzante di questi servi di Dio, questi servi di Dio che si identificano con la volontà del Signore. Non perseguono più la loro propria volontà, ma seguono l'agnello dovunque egli vada. È bello pensare a questo. Non solamente in alcune occasioni, ma sempre. Questo dovrebbe caratterizzarci. Quinta cosa, sono le primizie per Dio e per l'agnello. Questo termine indica i primi frutti di un raccolto, la primizia è questo, vero? Cioè un segno di quello che verrà in seguito. Ebbene, il Signore vuole per tutti noi che siamo delle primizie, cioè il segno dell'opera della sua grazia, un segno alle persone che ci guardano e che ci osservano. Sesta cosa, nella loro bocca non ci sarà menzogna, non è stata trovata menzogna. In quel periodo sappiamo che Satana farà di tutto perché gli uomini credano alla menzogna anziché alla verità. Ma questi servi di Dio si atterranno alla verità, saranno veritieri in tutto e per tutto, non cederanno alla menzogna. E ultima cosa, sono irreprensibili, irreprensibili. Non si tratta qui certamente di perfezione, ma piuttosto il fatto che nella loro vita questi servi di Dio non sono ricorsi alla doppiezza, ai sotterfugi, agli intrallazzi così correnti nella nostra umanità. Vuol dire che la loro vita è stata limpida. La loro vita ha sempre potuto manifestare e presentare chiaramente le virtù di Dio. Ebbene, care sorelle e fratelli, mentre da un lato vogliamo lasciarci incoraggiare
dal trionfo di Cristo, dalla visione di questo trionfo. Ispiriamoci altresì a questi 144.000 per un servizio che onori e che glorifichi veramente il nostro Signore. Amen.